partiamo appunto dallo sherbet di origine araba, che è proprio l'antenato dell'attuale granita siciliana. Era una bevanda aromatizzata alla frutta, quindi partiamo dall'800 al 1091 circa. Amici di Bella Sicilia, continuiamo a parlare di prodotti belli, buoni, sherbet. Sant'Angelo di Brolo sempre, a Rattata, siamo con Francesco Lenzo che sta col mestolo girando. Cosa stai preparando, Francesco? Lo sherbet. Come viene preparato sto sherbet? È una bevanda sostanzialmente di dolce, in questo caso è preparata con succo d'arancia e limone e scorzetta degli stessi. Un prodotto particolare, quindi, dissetante, sì, soprattutto. Dissetante, di origine araba. Un prodotto, quindi, che una volta serviva, ma viene utilizzato anche adesso, viene preparato adesso, magari non artigianalmente, in questo caso abbiamo all'interno di un contenitore, ma viene preparato con dei macchinari. La differenza può essere solo questa. È inteso quasi come un sorbetto adesso. Allora, cosa vorrei dire? Intanto accanto a noi c'è anche la collega, giornalista Giuseppina Laguilar, responsabile, secondo staff, sport e turismo di Sant'Angelo di Brolo. Allora, l'idea è quello di creare un qualcosa di unico, di antico, di particolare. Ecco, il vostro compito qual è stato? Ecco, tornare indietro e trovare un qualcosa che in qualche modo è associato a Sant'Angelo di Brolo, alle tradizioni antiche di Sant'Angelo di Brolo. Buongiorno, grazie per essere qua e per divulgare la bella Sicilia. L'idea nasce, il sindaco aveva l'intenzione di fare una giornata dedicata alla granita siciliana. Per cercare di fare qualcosa di originale, di meno banale, ho cercato di assumere delle informazioni su quelle che sono appunto le origini dell'attuale granita siciliana. E partiamo appunto dallo sherbet di origine araba, che è proprio l'antenato dell'attuale granita siciliana. Era una bevanda aromatizzata alla frutta, quindi partiamo dall'800 al 1091 circa. Quindi veniva aromatizzata con della frutta, magari dell'arancia, che era tipica siciliana. Quindi Francesco... Arancio, limone, si parla anche di prodotti dissetanti, parliamo qualcosa quando c'è caldo, che in qualche modo l'uomo cerca dei prodotti che gli permettono di dissetarsi, quindi lo sherbet è una bevanda d'acqua. Sì, e in alcuni casi la menta, anche che è tipica siciliana, dico c'era anche il miele, veniva anche diciamo condita, arricchita con del miele, e poi a seguire, dico ovviamente dallo sherbet alla granita siciliana, arriviamo ad oggi, quando appunto dico si sono elaborate delle granite che partono da quella al limone, che appunto parte dico da quella diciamo originale, che veniva fatta con il sale, poi con lo zucchero, con l'aggiunta di miele, per poi arrivare a granite tipiche appunto delle produzioni siciliane, i gelsineri, l'arancia e quant'altro. Penso che abbiamo detto tutto, dobbiamo solo assaggiare, Adriano, ecco, se assaggiamo anche questo prodotto, come abbiamo fatto poco fa con la granita, assaggiamo questo prodotto per vedere la freschezza, l'originalità. Anche subito arriva Francesco Lenzo che ci fa assaggiare questo prodotto e vediamo un po' quello che esce fuori da questo contenitore. Ecco qua, abbiamo detto che c'era limone e arancia rossa. Limone, arancia rossa e poi hai detto che metto qualcos'altro, qualche aroma. Vabbè, le scorzette degli stessi. Salvatore, scusa, ma ha fatto intendere e veicolare che la neve all'epoca dava soprattutto lavoro, refrigerio, ed era diciamo un elemento principale dico di tanti lavoratori, perché appunto tramite una iniziativa del genere va divulgata la fatica dell'epoca, il perché delle cose, perché magari oggi viene molto facile dico andare ad una sagra qualsiasi, andare a diciamo ad assaggiare dei prodotti molto buoni senza capire qual erano l'origine e il lavoro degli antenati degli attuali prodotti. Possiamo dire, possiamo chiudere che è solo buonissima, sindaco, è d'accordo con me? Buonissima davvero. Complimenti sia a Salvatore Fasolo che a Francesco Lenzo, che veramente sono dei maestri. Rinnoviamo l'invito per il 2 agosto allora, sindaco. 2 agosto dalle ore 18, Piazza Vittorio Emanuele e atrio del Palazzo della Cultura, che sta proprio sopra la Piazza Vittorio Emanuele. Qui ci saranno i gelatieri,
qui ci sarà la degustazione assolutamente gratuita, granite di tutti i gusti. Da Sant'Angelo di Brolo solo per il momento è tutto, a domani e al prossimo video, arrivederci! Arrivederci!